Allora, amici di Potere Robotico, e soprattutto quella frangia, quella falange estrema, quella dura pura, dura. Che vorrebbe ancora e che ama i Cavalieri dello Zodiaco, ecco che siete accontentati, anche se naturalmente a colpa dei poteri forti arriva con notevole ritardo questa recensione, o comunque questo dibattito più che recensione di questa tipologia di prodotti. Sì. Naturalmente battendosi forte contro questi poteri forti, Potere Robotico in questa chiave vi fa vedere l'oggetto, questa chiave di lettura, un'altra chiave di lettura, esatto, abbiamo, vi fa vedere che anche il totem per la terza volta, ragazzi, e per questo Cavaliere d'Oro Aiolos del Sagittario, che se al posto di rompere i coglioni, salvare Atena, andava al bar, ma sì, o a chiavare, ecco, a chiavare. Esatto, non sarebbe successo tutto così, e non sarebbe successo niente, e saremmo tutti contenti, non sarebbe morto nessuno, perché c'è stata una strage il grande Figo. Tempio a causa sua, cioè, sì. Quindi questo figuro qua, questo ragazzo magro, questo molto molto magro ragazzo, questo molto magro ragazzo, non come diceva, come si chiamava quel tipo Praticò. Ma lei intende quello che è andato a intervistare Praticò o... No, era Praticò, si chiamava così di cognome. Sì, sì, quello che, quello che il nostro amico, come cazzo si chiama, porno attore, di Pre. Era andato, sì, sì, era Praticò. Ah, si chiamava così, sì. Lui era carino ragazzo. Esatto. Aveva PlayStation 4, PlayStation 3 aveva, adesso non lo so. Aveva Samsung. Un idolo. E quindi, a causa sua, è partita una guerra interna che si è praticamente esaurita quando praticamente erano tutti morti. Tutti morti. O poco più, c'era qualcuno che era sopravvissuto. Oh, quelli che sono sopravvissuti erano gagliardi, sì, alla fine dell'opera. Però vabbè, qua eravamo quasi ai livelli di Kenshiro, perché in Kenshiro morivano tutti, a parte Kenshiro. Qua qualcuno ce la faceva, qualcuno ce la faceva anche. Quindi, Aiolos o Micene del Sagittario dà inizio fondamentalmente alla storia dei Cavalieri dello Zodiaco, di Saint Seiya. Lui fondamentalmente è il personaggio principale mancato. Sì, è quello che aleggia sempre, ma che non c'è mai. Esattamente. Esatto. Anche in Soul of Gold, esatto, è lui che arriva primo, che praticamente traccia la strada per gli altri, ma non lo si vede. Ma non lo si vede, è vero. Le prende, sì, perché le prende, però non lo si vede. No, è vero. Lui è nel mito, fa le robe senza farle, le fa senza farle. Esatto. Questo, questo carino ragazzo. Naturalmente qui adesso, oltre al totem, possiamo esaminare un attimino la action figure, dove notiamo che rispetto ad Hades e altre, poi Midcloth che andremo a esaminare, non ha gli snodi in metallo, ma sono in plastica, gli snodi dei gomiti o delle ginocchia. Ha un signor collo. Un vitino molto ino. Ino. Due pettorali un po' più possenti di un vitino ino. E esatto, e l'altra cosa che gli manca, che magari si potrebbe magari probabilmente comprare da produzioni non chiamiamole ufficiali, se lo teniamo in totem lui lo si potrebbe mettere come con sopra i vestiti, per dargli un aspetto tra virgolette civile, che adesso non me lo ricordo bene. Aiolos aveva quella sorta, aveva di una sorta di tutina da greco, una roba del genere, almeno lo si vede così quando non ha in armatura, ecco. Questa tra l'altro è la versione revival sempre X rispetto a quella precedente. Adesso, bene, cosa cambia all'interno dell'armatura, delle espressioni facciali? La cosa che più ci balza all'occhio è Atena, l'infante Atena, quando praticamente Aiolos la salva, e la salva quasi da morte certa, perché Shura comunque c'era andato vicino a far finire la serie, subito saga.
Subito Saga la vuole accoppare proprio nella culla. Esatto. Lui la tira via dalla culla. Esatto. E gli dice: faccia la stupida. Me da gusto a fo, a te. Allora, scappa e lo fa rincorrere dal Capricorno. Esatto, da Sciura dal Capricorno. E c'è questa scena dove lei effettivamente gattona, lui è un po', lui è un po' schiaffonato. Sì. No, così, lei gattona e Sciura guarda sta bambina, ma alza il braccio. Ma non lo fa. E dice: ma perché devo uccidere un bambino? Innocuo. No. Se fosse veramente Atena, sono un coglione. Un coglione. E non posso esserlo. È una bambina, sono un cavaliere d'oro. Non lo faccio. Sarebbe una vergogna. Esattamente. Vado dal sacerdote e gli dico: guardi che non l'ho ammazzata quella bambina. Ah sì, si può pian schiocchi. Io che cazzo t'ho mandato a fare? Io non la ricordavo così. Ma io pensavo a Aiolos. No, no, e anche l'altra, era quella. Io non la ricordavo proprio così. Capisci un cazzo. Però fondamentalmente è andata così. Perché noi non facciamo chiacchierate da bar? No. Durante no, queste pseudo recensioni. Queste assolutamente. Quindi adesso seria. Togliamo un attimo sto stronzo. Sì. Togliamo la prode Atena bambina. Va bene. E andiamo un attimo a esaminare il totem. Va bene. Ora io pongo una domanda ai miei qui presenti colleghi. Cosa ne pensate? Perché a me è un bel totem, carino, bello. Ok. Questo è il vostro pensiero, che è un carino. È un carino totem. Perfetto. È un carino totem. Ok. Voi dite che questo è un carino totem. Ok. E adesso ci sarà una gabola. No. Ed effettivamente, vedendo un attimo, anche così esaminando, carino totem è. Ok. Ma le cose non sono tutte quelle. Non sono tutte belle quelle che luccicano. Ok. Perché? Perché se no andiamo a tirare via quell'ala. No. Brava, questa è già una cosa intelligente. E già non è bilanciato. Poi magari l'ho anche posizionato male io. Però, cara Bandai, già che tu sei paracula per eccellenza con i Chogokin, e forse la tua paraculaggine sta arrivando anche. No, è diversa, forse è partita da questi, è partita da questi. Come paraculaggine per poi esondare anche nei Chogokin. Ok. Cara la mia stronza Bandai, ancora una volta io devo insorgere contro di te. Perché se comprando qui, però il prodotto insorgo comprando però. Esatto, perché l'ho comprato in sorgo, perché io mi rendo conto che sono uno stronzo, è uno stronzo malato, però io devo difendere questa categoria di utenti di stronzi malati che comprano questi prodotti farlocchi. Perché? Il bilanciamento vediamo che non è. Però qui quando noi andiamo a spendere anche più di 100 euro per questi prodotti che vanno cazzo sold out, allora se faccio così questo cade e non c'è verso di farcelo star su. Può darsi che fosse il mio elmo anche difettoso, nell'altro verso ci sta, ma se il suo verso è quello, porca di quella vacca, perché non ci stai? E uno. E il secondo? Vado in ordine? Sì. Allora vado in ordine. L'altra cosa, la freccia un po' storta. Vabbè, a parte la freccia un po' storta, che non è colpa della freccia in quel caso. Vabbè. Allora io vado a esaminare. Adesso li ho rimessi via. Quando ho messo qui i para. I paramani sono colorati col culo. Adesso io ve lo vado a staccare. Guardi, vede che adesso io non so se si vede. Però lei da quando è diventato uno spruzzatore? Queste cose qua dei colori continuano. Poi dopo questo qui neanche tanto, ma sono vernizzati. Sembra quasi lì pronto per venire via anche il colore. Forse su questo non si nota neanche tanto, vediamo se c'è su quell'altro. Ma poi dopo andrò a tirare fuori quelli altri che ci sono dentro alla scatola, perché io Bandai non te la voglio mica far passare liscia. Non so. È anche il riflesso qui. Vede che c'è poca spruzzata.
in questo non punto non spruzzano, non finite di spruzzare, esattamente. Poi, a parte, non parliamo di questo pernino qua che non si capisce neanche che forma è là dentro, non si ficca, non c'è verso di farlo star fermo. Ma qui l'hai staccato da una sprue? In che senso? Ah beh, ma dopo poi ci arriviamo lì, è pieno di quelle robe lì. Ah, sì. Perché noi lo vediamo qua, no? Che abbiamo messo su tutti i pezzi dell'armatura, sul totem, figurano anche bene, eccetera. Sì, così figurano bene. Certo che a parte, allora, il bavero qui dietro, che per farcelo andare a mettere io... ce l'ho appoggiato. Ce l'ho appoggiato. Perché là non ci riesce mica ad andare. Ah. E se no, secondo me dovete rovinare, scrostare il colore. Cioè, che cazzo di progettazione di merda è? Adesso io voglio dire, ma però i buchi vengono riempiti. Ah, sì, anch'io vorrei riempire dei buchi, sì. Però spesso mi viene detto di no, e quindi vabbè, è abbastanza. Ah, dice che è per quello, ah, no, vabbè. Allora, io ad esempio vi tolgo questo gallettone. Tolgo il galletto. Ecco, qua neanche tanto. Proviamo a togliere quest'altro. Ah, beh, allora, togliamo per esempio qua. No, perché adesso io vi voglio far vedere le porcate di Bandai. No, perché qua è comoda. A parte questi segnacci qua di sprue, sì. Ovunque. Ecco qua, vede? Sì. Ma quello è ancora quello del meno. Adesso noi ad esempio andiamo a togliere, adesso questo non starà più su, lasciamolo lì un attimo. Allora, ecco, ad esempio questi segnacci qua cosa mi rappresentano? Mamma mia, Evococa. Cosa? Ma tutte le gambe. Non è che per caso lei ne ha preso uno fallato? No, sono tutti così. Cioè, qui sono parti che non si, ma tutte le gambe sono ridotte così. Ma allora, ragazzi, vogliamo un attimino. Dobbiamo comprare quelli tarocchi cinesi. Vogliamo un attimino metterci a ben fare, o vogliamo proprio far schifo? No, stanno cominciando questi a diventare quelli tarocchi? Non lo so. No, giusto beveraggio. Perché adesso io non è che voglio, però. Guardi che se io le porto qua quelli della giochi preziosi non c'è una gran differenza, ma dipende, a parte lo sculpt, ma la roba è quella roba lì. Cioè, ad esempio, adesso vorrei farvi notare, guardate un po' qua tutti questi, ok, vengono tutti nascosti questi, ma vabbè. Cioè, è una roba da, non è premium, è una roba da presentare questa. Adesso non lo so. Poi adesso mi vado un attimo in agitazione e inverto i pezzi, dopo non so neanche più dove vanno. Vabbè, tanto ormai è sganciato. Adesso li tengo un attimo separati, sì. E volevo proprio giusto farvi vedere questi dettagli, perché sono dettagli orrendi. Cioè, guardate un po' qui. Sì, c'è proprio una stecca. Ma ovunque, cioè qui nell'attacco. Ok, che vengono, ma. Sì. Ma vi sembra, secondo voi, un atteggiamento serio da un'azienda di una multinazionale di questa levatura che vuol spacciarci questi prodotti come dei prodotti di altissima qualità? Comunque. Adesso noi lo andiamo un attimino a montare sulla action figure e vediamo come sta, perché bene starà sicuramente. Ma sì, dai, farò però, un po' il suo figurino, dai. Però non sono proprio contento. Eccolo qui, Aiolos, in modalità Saint, o Cavaliere. Sì. E è carino ragazzo, dai, rimane carino ragazzo. Sì, rimane carino ragazzo. Figura lui fa. Però, vabbè, ci sono tutti quelle micro problematiche che vi ho fatto vedere, dove voi se andate a esaminare la figura, ci sono sprue malfatte. Non sta in piedi, perdi i pezzi. Sì. Ma a cosa servono questi mid-clot se non stanno in piedi, perdono i pezzi? Non so. Deve chiedere a quel sindacato che rompe i coglioni, che dice che è un prodotto. Io non sono. Io non,
No. Non li conosco, i Midclot. Ho... Beh, lei non ama i Cavalieri dello Zodiaco. Non ama i Cavalieri dello Zodiaco. I Midclot sono la quintessenza dell'amore per i Cavalieri dello Zodiaco. Esatto. Cioè, sofferenza, prima di tutto. Esatto. Spesa economica. Spesa economica e incazzatura. E incazzatura. Ah, quindi questo è l'obiettivo dei... dei Cavalieri dello Zodiaco. Ma non lo so, cioè l'obiettivo... Cioè, comunque, il fatto è che vanno a Roma, raggiungono delle quotazioni stellari, quindi l'armatura è comunque totalmente in metallo. Per un prodotto di questo tipo siamo comunque a livelli di un certo livello, perché comunque armatura in metallo, verniciata bene, tanti la posabilità. Potenzialmente sì, poi la posabilità. Abbiamo la possibilità di fare il totem. Sì. È chiaro che io ormai visto accettare, non so più da che parte prenda, e non è neanche il mio segno, perché ce l'ho solo of Gold, Classic, X e X Revival. Perché? Perché c'era dentro una tela di merda e lei è andato a prendere. Quindi Bandai ha ragione. Bandai ha ragione. Ma io cosa vi ho detto prima? Dei problemi. Certo. Io non sappiamo come aiutarti. Esatto, però io cerco. No, voi non dovete aiutare me. Sono io che cerco di aiutare voi spiegandovi le cose. No, ma perché tu vuoi che noi diventiamo come te. Ma noi non vogliamo mai per i Midclot. Mai per i Midclot, e comunque no, come lei no. Cioè, allora diciamo così, mai come lei, ancor meno per i Midclot. Sì, ma che faccio? Comunque un po' dalla mia sei venuto. Ma sì, ma mi ha attaccato lei straccione, però... ultimamente marca male, E va bene, cioè, per gli straccioni, ma certo. Ci sarà qualcosa. Anche lei, dottor Lobo, che furbeggia, comunque. No, io non c'entro, io sono. Io vi ho comunque un po'. Anche lei. Io dormivo, no? Comunque vado a riprendere. Ma perché voleva. Ecco qua le istruzioni. Un po' colore, un po' no. Abbiamo una scheda. Come stile comanda, totem, con alcune peculiarità. Perché c'è la carpettina. Allora, questa è una bella idea. Questa c'è la carpettina. La carpettina dove... cosa costa? Anche quella sui 120, no, mi sembra che fosse, tu la puoi andare a mettere, era dentro con il leone. Con quello Soul of Gold, dove poi dopo puoi andare a ficcarci. Vabbè, la scatola è questa qui. Classica. A scrigno con che è ritornata un po' con stile X, il fatto che esce da questa, chiamiamola, copertura, la scatola vera e propria del Midclot, che però non è più a libro come era un tempo, come erano i primi Classic, che non era male, quella idea. Oh, vabbè, qui ti fanno vedere subito, ti fanno pesare subito la differenza. Qui ti fanno vedere il totem, qui ti fanno vedere le sue peculiarità. E comunque sei uno stronzo, io lo so. perché è tutta colpa tua di questa storia. Quindi, tutto sommato, io gli do un 6,5 di voto finale. Ad Atena, la bambina 7. E ora uscirà anche Shura Revival, che io naturalmente non mostro, ma lei ha preso il toro, orcione, vero, perché così io sono il toro, no? Sì. Questa maniera, magari con quello vecchio faccio il totem. Ecco. Allora, questo invece lo tengo. E l'ha preso in Original Color Edition. Sì, perché non c'era un'altra maniera. Al momento no. E comunque quindi avrà una barchetta bianca, tipo un dorato diverso. Ma quindi poi quando uscirà il toro in un'altra colorazione lo prenderà? No, sarà difficile. Ma come? Sarà difficile. Magari prendo quello straccione. Sì, quello classic invece, se riuscirà, è X normale, perché il Soul of Gold non l'ha preso. No, costa una barca di soldi. Vabbè, adesso sì, all'epoca costava già meno. Sì, ma era sempre costoso. Vabbè, figa, enorme, 180 euro si volevano per il toro all'epoca. Comunque. Per Shura, uscendo in versione Revival dopo Iolos, non c'è nulla di nuovo, di diverso, e magari schiaffoneremo Atena, non lo so. Non lo so. Comunque questo è quanto, basta dire stronzate da bar. Bene. All'interno di una recensione seria di un carino ragazzo.